Ciao, sono Andrea, gioco per l'Atletico San Lorenzo e vi vorrei raccontare quella che è l'esperienza di una squadra di basket che non è solo una squadra di basket, ma molto di più. L'Atletico nasce nel 2013, originariamente parte come squadra di calcio. Era un modo per coinvolgere i ragazzi del quartiere, dandogli un'opportunità diversa, un modo per fare aggregazione sano e sicuro. Poi all'incirca nel 2014 parte anche il progetto del basket. Siamo una società dilettantistica, però una vera e propria polisportiva popolare. Come Atletico abbiamo sempre deciso che non abbiamo bisogno di sponsor o di padroni che mettano dei soldi per riuscire poi a mantenere vivo il progetto. Noi ci basiamo sull'azionariato popolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni persona può donare quello che vuole e grazie a queste donazioni, questo azionariato, l'Atletico si riesce a mantenere in vita. E il nostro modello si basa comunque sull'inclusione. Vuol dire che chiunque viene dentro l'Atletico San Lorenzo ha il diritto di giocare, di tifare o comunque di svolgere un ruolo all'interno della squadra. Allora, questo posto è Scalo Playground, è un parco dentro Largo Passamonti al San Lorenzo sotto la tangenziale. Diciamo che è il posto che, tolto l'estate, negli anni ha visto consolidarsi l'Atletico San Lorenzo Basket maschile e femminile. Negli anni abbiamo preso parte alla gestione di questo posto insieme a tutto il quartiere, a tutti i cestisti e cestiste affezionati, cambiando le retine, sistemando i canestri, pulendo spesso il parco. Diciamo che è il posto dove l'Atletico, soprattutto nella fase estiva, riesce ad aggregare nuove persone, sia per la maschile che per la femminile. L'Atletico San Lorenzo per il quartiere è un polmone vivo. Chiaramente non è solo sport di squadra. L'Atletico all'interno del quartiere svolge comunque una partecipazione attiva all'interno delle dinamiche del quartiere. Diciamo che è un modo che si ha per offrire un'alternativa. Più volte durante la pandemia, per esempio, abbiamo preso parte al progetto Quarantena Solidale, andando a portare pacchi a persone con difficoltà o a gente che è riuscita assenti a superare questo periodo. Più volte invece abbiamo organizzato anche vere e proprie iniziative culturali, presentazioni di libri, dibattiti, film. Ecco, diciamo che affiancato allo sport ci sta tutto un mondo sociale che l'Atletico è in grado di costruire. Atletico San Lorenzo ha una squadra di calcio in seconda categoria, una squadra di basket in promozione maschile, una squadra di basket femminile nel campionato della Serie C, poi abbiamo diverse squadre, sono 5 sul settore giovanile di calcio, e poi una squadra di calcio a 5 femminile che gioca la Serie C e una squadra di pallavolo mista. Per me giocare per questa maglia è tutto, rappresenta anche una via d'uscita rispetto a un mondo che in realtà basa tutto sul profitto, sul consumo. L'Atletico San Lorenzo tutte queste cose le mette da parte e riesce invece a dare allo sport il giusto significato e il giusto valore, riuscendo a mettere tutti sullo stesso livello.